ragazzi, rieccomi qui. Video sui miei regali di compleanno. Mi faceva piacere condividere con voi cosa ho ricevuto per il mio compleanno. Vi ho già detto in un precedente video che appunto a inizio novembre è stato il mio compleanno e appunto ho festeggiato per mia fortuna quest'anno con la mia famiglia e a parte anche col mio fidanzato. E sono molto felice perché è stato un giorno differente, perché vivendo in un'altra città comunque non è sempre facile, soprattutto in questi momenti un po' più particolari, avere la famiglia accanto, e quindi stavolta è stato molto diverso e speciale soprattutto, e mi piaceva quindi condividere anche che cosa ho ricevuto per questo giorno, che per me è stato molto importante. Allora, per prima cosa, il mio ragazzo mi ha fatto un bellissimo regalo, più che il regalo di per sé, che è veramente stupendo, che era una cosa che volevo, è stato poi tutto il contesto che è stato piacevole, perché appunto mi sono svegliata di prima mattina e mi sono recata in soggiorno e ho trovato una scatola bellissima, tutta impacchettata veramente bene nei minimi dettagli, con dei palloncini messi sopra, un grosso fiocco. È stata una sorpresa meravigliosa, perché veramente si è visto che ci ha messo tanto impegno a realizzare quel pacchetto. E appunto, se mi seguite su Instagram avete sicuramente visto la foto che l'ho postata, e all'interno conteneva appunto una lettera bellissima che mi ha appunto scritto, e poi aveva questo barattolone di Nutella con la scritta auguri, che è stata carinissima, l'ho già iniziato a papparmi, quindi vabbè, è stato ovviamente un regalo gradevole. Ditemi voi a chi non piace la Nutella, cioè comunque è veramente una cosa buonissima. E poi per finire mi ha regalato una cosa che, vabbè, appunto vi dicevo prima, mi piaceva tantissimo e che volevo già da tanto tempo, ed è questo bellissimo braccialetto di Tiffany col cuoricino e le perle leggermente più cicciotte, che desideravo tanto, e quindi comunque è stato un piacevole regalo che non mi aspettavo, quindi più di altro una piacevole sorpresa. E poi alla mia mamma, appunto, che è venuta a trovarmi non sapendo, cioè tutti ogni volta si giustificano con me con i gusti difficili, non sanno mai che cosa regalarmi, quindi ha preferito appunto farmi scegliere i regali. Io ho scelto delle piccolezze e a parte altri regali sostanziosi, vabbè, che non vi sto qui a specificare, però comunque da Siracusa praticamente mi ha portato innanzitutto questi, l'unica cosa che mi ha portato, che sono stati questi orecchini qui, questi qui simili di Dior, praticamente quelli con la perla più grossa, più cicciotta, e con lo strassino. Praticamente il modello non mi è mai attratto, però quando l'ho visti proposti con questa perla, che appunto è simile alla perla originale, che è proprio lo stile che poi mi piace a me, che è molto chic, allora mi sono piaciuti e le ha pensato bene di regalarmi. E poi questi qui sono più particolari perché hanno appunto il davanti con la perlina fatta di strassini. E poi ho scelto questi qui, che sono questi famosissimi braccialetti simili a Swarovski, che praticamente sta proponendo Swarovski. Ho preso questo qui in argento, questo qui in nero e questo qui in blu, che poi sono praticamente i colori che utilizzo tantissimo, soprattutto autunno e inverno. E poi ho scelto una cosa che praticamente mi mancava, che cercavo disperatamente, appena l'ho visto ho detto ecco mamma, ho trovato, cosa mi puoi regalare, ed è stato questo bellissimo maglioncione di Telly Wailey in blu elettrico, per la mia gioia, perché praticamente cercavo un maglioncione blu elettrico. Mi piace tanto perché la lavorazione è stupenda, cioè è veramente fatta benissimo, è veramente caldo, mi piace tantissimo, appunto proprio da abbinare, come vi dico sempre, ai miei amatissimi pantaloni neri, che praticamente non li faccio mai a meno. E quindi sono stata contenta di appunto ricevere questo maglioncione che tanto desideravo. E poi mi ha regalato infine, vabbè, uno smaltino che avevo visto da H&M, che mi piaceva tantissimo, che è in grigio, che è una sorta di grigio abbastanza scuro, e si chiama Secrets. Mi piaceva tanto, l'unico problema è che è molto tendente al nero, quindi probabilmente prenderò quello della Pupa, che ho visto insieme a una mia amica, che hanno proposto un grigio opaco che voglio provare, perché mi sono andata in fissa con lo smalto grigio, non chiedetemi il perché, ma ci sono praticamente andata in fissa. Poi invece mia sorella, insieme al suo amatissimo fidanzato, che saluto, un bacione a voi, mi ha regalato la cover simile imitazione appunto di Moschino, questa qui con lo specchietto, che è carinissima, che non vedo l'ora di fare indossare al mio cellulare. E poi questa qui con Biancaneva, appunto, che tiene in mano la mela dell'Apple, che è carinissimo, grazie.
Poi la mia amatissima amica, mi abbasso, non fate a caso, però dovevo prendere questo bustone, la mia amatissima amica Michela, che saluto, grazie mille, ti voglio tanto bene, mi ha regalato appunto questo bellissimo cestinetto portapane, che mi serve appunto da abbinare alla tovaglia che abbiamo preso insieme Begiolina con i po' bianchi, che sta veramente molto bene, l'ho utilizzata tanto quando è venuta mia mamma, è veramente una cesta carinissima, mi piace tantissimo, quindi la ringrazio. Poi mi ha regalato, allora, questa tazza qui, bellissimissima con i po' bianchi, che appunto all'interno ha un contenitore per mettere il tè granulato, così da poter creare direttamente nella tazza appunto la propria tisana. E la cosa meravigliosa è che me l'ha regalata sia così che in giallino, che è veramente molto bello, cioè mi piace tanto perché sono due tonalità pastello completamente, quindi questa qui scusate. Poi mi ha regalato, perché sai la fissa che c'è in questo periodo che non passa più, altre tre fantastiche Yankee Candles. Questa qui Beechwood, che è buonissima, sa proprio di salsedine. Questa qui che è la vanilla setene, che adoro. E la Snowflake Cookie, che è bellissima, che sa proprio di pasta frolla. Mamma mia quanto è buono. Gnammi gnammi. E poi i miei autoregali, perché me ne si è detto, beh, perché no, approfittiamocene del compleanno. E quindi ho pensato bene di recarmi da Sephora per usufruire del 20% per andare a ritirare il mio regalo di compleanno e per avere la possibilità di raddoppiare i miei punti. E ho detto, ne approfitto adesso, perché non capiterà mai più, di comprare il Clarisonic, perché io ero una delle poche, credo, che non avesse il Clarisonic. Ho deciso di prendere questo qui con al punto il Mia 2 rosa, non ho preso quello con la spazzola in cashmere, e ho preso questo qui rosa perché mi piaceva di più il rosa, lo so che è una motivazione stupida, però mi piaceva più questo qui, appunto a due velocità, porta Clarisonic per portarla in viaggio, beh, la classica confezione, quindi oltre a ricaricarmi i punti doppi, appunto mi è stato data la possibilità di usufruire del 20% e quindi l'ho preso più scontato. A parte che sono stata servita da una ragazza veramente dolcissima nel Sephora di Termini, non so se mai ci siete stati, che è di Roma, dolcissimissima, si chiamava Anastasia, che è stata veramente molto gentile e mi ha regalato tanti campioncini. Poi mi ha regalato appunto il rossetto omaggio per il mio compleanno, questo qui che appunto propone Sephora, che ha tanti piccoli rossettini, che ha tanti piccoli rossettini con diverse colorazioni, c'è questo corallo paiettato, questo rosa, questo marroncino dorato con delle pagliette dorate e questo color nude, che sono carinissimi, che si aprono uno a uno e posso usufruire appunto dei vari rossettini lucidi da labbra. E poi mi hanno regalato, avendo superato la spesa di 90 euro, perché il Clarisonic ovviamente costa più di 90 euro, mi hanno regalato questa borsa qui nera di finta pelle, appunto, carissima, con questa zip molto rock qui davanti, che è carinissima, appunto, devo poter utilizzare come seconda borsa, appunto, per portare in giro le giornali, cibo, qualsiasi altra cosa appunto che mi fa più comodo a voi. E come per finire, come ultimo regalo, giusto perché non sono mai contenta, mi sono regalato l'ultima cosa che desideravo tanto di Tiffany, che ho già aggiunto al mio bracciale che già ho, che è il quadrifoglio, che praticamente appunto il quadrifoglio l'ho preso perché mi piace tanto questa cosa che ha questo gancetto per poterlo togliere e mettere quando mi pare. E poi vabbè, è un simbolo molto importante perché per me il quadrifoglio è formato da quattro cuori che rappresenta tutti e quattro noi, i rappresentanti appunto della nostra famiglia, i membri della nostra famiglia, e quindi mi piaceva appunto prendere questo simbolo che per me è molto, molto significativo, e mi piaceva tantissimo questo qui che proponeva Tiffany, anche perché vabbè, sono sempre cose un po' più durature, meno economiche ma più durature. E quindi sì, ho finito, i miei regali di compleanno sono tutti, e quindi vi volevo ringraziare per avermi seguita ancora, vi mando un grosso bacione, alla prossima, ciao ciao.